Ben ritrovati a tutti su Meteo Giuliacci da Andrea Raggini. Il prossimo weekend vedrà un anticipo estivo sulle regioni del centro-sud, mentre al centro-nord ancora nuvolosità e diverse regioni vedranno ancora rovesci e temporali. La giornata di sabato partirà con cieli sereni al centro-sud, mentre al centro-nord nuvolosità in graduale aumento, soprattutto fra Umbria, Toscana e l'Appennino Emiliano al confine con la Lombardia occidentale. Qui nel corso della giornata qualche rovescio potrebbe interessare proprio l'Appennino settentrionale. A nord Italia tanta nuvolosità e rovesci che aumenteranno da fine mattinata a primo pomeriggio, rovesci diffusi su Alpi e Prealpi, soprattutto del nord-est, con rovesci che potrebbero lampire anche le pianure di Veneto e Friuli. Temperature, come dicevo, però piuttosto alte le massime al centro-sud, con valori che potrebbero superare i 26-28 gradi sulla Puglia centro-settentrionale, sulla Sicilia orientale e sulla Sardegna meridionale. Nella giornata di domenica ancora nuvolosità potrebbe interessare Toscana, Liguria, parte del Lazio e questa volta anche la Sardegna. Ancora precipitazioni pomeridiane attese al nord-est, soprattutto tra Veneto e Friuli. Qualche goccia di pioggia nel pomeriggio anche in Toscana. Al sud, ad esclusione della Sardegna, ancora tanto sole e temperature in ulteriore aumento. Al centro-nord le temperature aumenteranno rispetto alla giornata di sabato, avremo valori compresi tra 20 e 24 gradi, al centro Italia fino a 25-26 gradi, mentre al sud, soprattutto su Sicilia e Puglia, potremmo sfiorare addirittura i 30 gradi. Per i dettagli vi rimando al sito www.meteogiuliacci.it. Da Andrea Raggini è tutto, buon weekend!